Arrestato a Rosarno, latitante irreperibile dal febbraio scorso. Scontro tra auto nel Cosentino, muore un anziano. Mara Carfagna in Calabria, percorso lungo, ma spazio politico c'è. A Palmi, nel Regino, seminario formativo sulla riforma Cartabia e il nuovo processo civile. Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. In apertura del nostro giornale la cronaca, Michelangelo Raso di 42 anni, irreperibile dal 16 febbraio scorso in quanto colpito da un ordine emesso dalla Procura Generale di Reggio Calabria perché era stato condannato a una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di armi, rapina e ricettazione, è stato rintracciato e arrestato a Rosarno dai carabinieri. Un altro latitante è stato rintracciato e arrestato a Rosarno. Si tratta di Michelangelo Raso, di 43 anni, irreperibile dallo scorso 16 febbraio, in quanto colpito da un ordine emesso dalla Procura di Reggio Calabria perché condannato a una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di armi, rapina e ricettazione. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Gioia Tauro, della Tenenza di Rosarno e dello squadrone riportato cacciatori di Calabria hanno accertato che dopo un primo periodo di latitanza in Francia, l'uomo aveva fatto ritorno nella piana, dove per mantenersi in latitanza era stato costretto anche a vendere alcuni beni di sua proprietà. Ma i carabinieri, che non hanno mai smesso di monitorare i suoi parenti e gli amici, limitandone così gli spostamenti, lo hanno individuato e arrestato a Rosarno, proprio mentre stava facendo rientro a casa sua. L'uomo ora è stato portato nel carcere di Palmi. Tragico incidente sulla strada provinciale 283 nel Cosentino tra il bivio di Spezzano Albanese e il bivio di San Lorenzo del Vallo. Nell'impatto tra un Fiorino ed una Ford Fiesta ha perso la vita il conducente della Fiesta. Si tratterebbe di un anziano residente a Montalto Fugo. Grave l'altra persona coinvolta nell'incidente, soccorsa dai sanitari del 118, è trasportata all'ospedale di Cosenza in elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per sfuggire ad un controllo di polizia, un uomo a Catanzaro si è lanciato in un dirupo nelle vicinanze dell'ospedale Umberto I. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco per recuperarlo, dal momento che nella caduta l'uomo si è ferito ad una gamba. Ancora una notizia di cronaca, ha incendiato la camera da letto della zia e poi ha aggredito i carabinieri. Un giovane di 32 anni è stato così arrestato dai carabinieri nel Cosentino. Il giovane, al culmine di una lite, ha dato fuoco alla camera da letto della zia a Santa Maria del Cedro. A quel punto sono intervenuti i carabinieri per calmarlo. Poi il 32enne ha aggredito anche i carabinieri, che però sono riusciti ad immobilizzarlo, arrestarlo per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scorso febbraio il furgone di una ditta impegnata nella frazione San Giovanni di Mileto nei lavori di rifacimento e manutenzione della rete fognaria era andato a fuoco. Il responsabile del cantiere non aveva esitato a presentare una denuncia. I presunti responsabili, infatti, già noti alle forze dell'ordine, avrebbero dapprima avvicinato gli operai della ditta con lo scopo di ottenere una percentuale del 3% dell'appalto. Ricevuto il rifiuto dall'imprenditore di pagare il pizzo, pochi giorni dopo, in pieno giorno, avrebbero così dato fuoco al furgone che era parcheggiato di fronte al cantiere, distruggendo anche il materiale edile presente sul luogo e causando anche danni alle abitazioni vicine, per fortuna senza feriti. Dopo diverse indagini, i carabinieri della stazione di Mileto hanno arrestato Gaetano Zupo, classe 1984, di San Giovanni di Mileto, un secondo uomo, al momento irreperibile ed è attivamente ricercato, mentre è stata segnalata all'autorità giudiziaria la posizione di un terzo soggetto, che durante gli accertamenti avrebbe reso dichiarazioni mendaci agli inquirenti per sviare le indagini.
E ora lasciamo la cronaca, cambiamo argomento. Mara Carfagna, l'ex ministro per il Sud, è arrivata in Calabria. In una conferenza stampa a Gizeria ha fatto riferimento al percorso politico di Azione e ha presentato la dirigenza calabrese di Azione dei consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Francesco Denisi. Beh, quello di rafforzarci sul territorio e attraverso adesioni come quelle che ufficializziamo oggi di due consiglieri regionali, Giuseppe Graziano e Francesco Denisi. A loro il compito, insieme a Marco Lombardo, il senatore Marco Lombardo, che assumerà il ruolo di commissario in Calabria, di costruire un solido presidio territoriale che è indispensabile in Calabria come altrove, in vista delle sfide appunto che ci attendono. Ringrazio naturalmente Fabio Scionti per l'importante lavoro che ha svolto in questi mesi, in questi anni, con impegno, con passione e con generosità. Sappiamo che non è un percorso facile, è un percorso lungo, anche faticoso, è una montagna da scalare, ma siamo certi che lo spazio politico c'è e si allargherà sempre di più, perché da un lato c'è un governo che è incagliato sui grandi progetti, penso per esempio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle riforme collegate, un governo che è poco efficace anche nel mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, pensiamo al tema dell'immigrazione e lo dico in una terra che qualche settimana fa ha pianto un'enorme tragedia, quella di Cutro. Beh, quanti italiani, milioni di italiani hanno votato a destra sperando che con il blocco navale millantato per anni gli sbarchi si sarebbero azzerati, invece gli sbarchi sono più che triplicati, a dimostrazione che la propaganda non regge una volta che si arriva alla prova del governo. E dall'altro lato c'è il Partito Democratico, il nuovo corso del Partito Democratico che disorienta i riformisti di quell'area che pensavano di trovare, soprattutto gli elettori nel Partito Democratico, un'alternativa ai populismi della destra, invece si trovano un PD che scivola sempre di più verso il populismo del Movimento 5 Stelle. Quindi il nostro spazio c'è, si tratta di occuparlo con pazienza, con intelligenza e con capacità operative ed è quello che faremo. In un seminario che si è tenuto all'Università di Catanzaro si è discusso della fusione tra i due ospedali del capoluogo. Beh, certamente un punto di arrivo importante, ma nello stesso tempo un punto di partenza che dovrà vedere minore migrazione sanitaria, appetibilità dalle altre province calabresi, ma soprattutto un secondo pronto soccorso e nello stesso tempo anche il rafforzamento del pugliese Giaccio in termini infrastrutturali rispetto, insomma, a quelle che sono le norme sismiche. Credo che sia arrivato a questo punto per una visione comune della politica tutta, a partire ovviamente dalla regione, dal conforto che abbiamo avuto e dal sostegno anche dello stesso ministro Schillaci, che è stato più volte interpellato anche per questo nuovo percorso dal punto di vista legislativo, sia da me che dal presidente Occhiuto, ma credo anche un ringraziamento vada ai commissari, l'augurio di buon lavoro al professor Regina che è stato appena neonominato, ma soprattutto la volontà che vedrà ovviamente nuovi reparti nasce, evitare dei duplicati e nello stesso tempo, insomma, la potenzialità che dovranno esprimersi con un'assunzione di personale sanitario e soprattutto le nuove tecnologie che credo facciano la differenza per dare la risposta ai cittadini in termini sanitari. Sì, allora intanto abbiamo preparato un atto deliberativo che sicuramente conoscerete, che abbiamo condiviso col Presidente, perché il Presidente ha fatto una nota che ci stimolava ad andare avanti perché dobbiamo, insomma, in tempi ristretti pubblicare il protocollo. Per cui stamattina si è insediato il tavolo da noi alla Mater Domini amministrativo, stiamo incominciando, insomma, a confrontarci con il pugliese, per cui diciamo che da questo punto di vista, da qui a qualche giorno dovremmo essere già abbastanza avanti e quindi dare al Presidente una relazione che possa poi, insomma, produrre l'atto successivo che è quello della istituzione vera e propria attraverso la pubblicazione del protocollo. È partita la serie di incontri sull'autismo organizzata dal comune di Vibo Valentia per sensibilizzare soprattutto i bambini su questo argomento. Non solo le associazioni, ma anche il comune di Vibo Valentia ha voluto partecipare alla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. E lo ha fatto con una serie di incontri rivolti agli studenti delle scuole medie, incentrati sull'autismo e sull'inclusione, organizzati dall'assessorato alle politiche sociali insieme a tre figure professionali impegnate quotidianamente in percorsi di inclusione con i ragazzi con autismo. Abbiamo pensato a coinvolgere questa volta nell'ottica di una serie di attività che svolgeremo
parleremo con i ragazzi delle scuole, di coinvolgere i ragazzi delle scuole medie per avviare un dibattito, un confronto e delle riflessioni sul tema l'autismo è. La giornata dell'autismo si celebra il 2 di aprile, abbiamo posticipato ovviamente essendo di domenica alla martedì, quindi al primo giorno utile, rendendo questo incontro un incontro di quotidianità, quindi lasciando spazio alle dichiarazioni e agli interventi di coloro che quotidianamente vivono queste situazioni da qualunque prospettiva, le famiglie, i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico, i loro familiari che quindi si trovano a dover sperimentare delle forme di convivenza, no? Con delle situazioni che sicuramente non rientrano in quelle che siamo abitualmente tenuti a vedere nella gestione di una famiglia cosiddetta normale, ma che comunque nulla hanno di diverso rispetto a quella che è la vita di tutti. Io personalmente sono molto contenta di aver partecipato io ad un'esperienza che comunica a noi quello che è l'autismo, che deve essere vissuto con la normalità, certamente sicuri di non avere una panacea, una bacchetta magica per eliminare questa condizione, ma una condizione che assolutamente può convivere con la quotidianità di tutti noi. La Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune di Siderno, ha organizzato presso il Palazzetto dello Sport del Comune la giornata della legalità e della memoria delle vittime innocenti di mafia. Era presente anche Tina Montanari, la moglie del caposcorta del giudice Giovanni Falcone. Si è svolta a Siderno un'importante giornata dedicata alla legalità. La Questura di Reggio Calabria, il Commissariato di Siderno e con il patrocinio del Comune hanno ospitato presso il Palazzetto dello Sport la signora Tina Montanari, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone. Da stamattina fino alle 15 sarà esposta una teca contenente il relitto del quarto di Savona 15, l'auto degli agenti di scorta del giudice Falcone, che venne distrutta da una carica di tritolo il 23 maggio del 1992 nell'attentato di Capaci, in cui morirono lo stesso Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montanari, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Oggi è un messaggio importante che diamo soprattutto a questa comunità, ai giovani, ai ragazzi, un coinvolgimento in un'iniziativa bella che vuole essere un passaggio di testimone, perché loro rappresentano il nostro futuro e quindi chiaramente queste iniziative servono a far capire loro qual è la strada più veloce per la legalità. È importante capire che il sacrificio delle vittime di 'ndrangheta, per quanto ci riguarda, ma di mafia in generale, deve servire a qualcosa, deve servire ed è servito a dare un futuro a questi ragazzi che devono vivere con maggiore consapevolezza il proprio presente, pensando che saranno le nuove generazioni quelle che saranno le classi dirigenti del futuro, per cambiare in una terra che è martoriata dalla criminalità organizzata. Lo Stato in Sicilia, purtroppo, a seguito delle stragi, a seguito degli grandi eventi drammatici che ci sono stati nel passato, ha dimostrato il proprio potere, il controllo del territorio, ed è riuscito a dare un segnale fortissimo, che è quello di far cambiare le cose. Noi ci auguriamo che anche in Calabria si possa arrivare a questo, senza necessità di eventi drammatici quali quelli che hanno insanguinato la Sicilia. Pensiamo che un impegno sistematico, permanente, che non sia solamente un impegno di forze di polizia, di magistrati, ma un impegno complessivo che incida nel tessuto sociale ed economico del territorio e nelle organizzazioni appunto statali che sul territorio lavorano, possa significare una svolta anche in questo territorio. A Palmi nel Regino si è tenuto un seminario formativo sulla riforma Cartabia ed il nuovo processo civile. Oltre 200 gli avvocati presenti. Si è tenuto oggi un convegno veramente interessante sulla novità della riforma Cartabia, che veramente mette a ferro e fuoco, per così dire, il classico strumentario difensivo dell'avvocato. Ci sono tantissime novità che vanno all'atto introduttivo fino
ad arrivare all'esecuzione. Tantissimi problemi e tantissime proposte di soluzione. L'avvocato adesso deve svolgere una difesa totalmente diversa da quanto ha fatto fino ad ora e redigere gli atti difensivi con tecniche redazionali totalmente inedite. Una grandissima sfida, ma l'avvocatura saprà rispondere con coraggio e onestà intellettuale. Oggi abbiamo avuto la soddisfazione di fare il primo incontro formativo con il Consiglio dell'Ordine alla luce della riforma Cartabia. Abbiamo parlato di processo di primo grado, del processo di primo grado davanti al giudice di pace e delle impugnazioni. Un tema voluto fortissimamente dalla Commissione Formazione, dalla Commissione Organizzazione, Manifestazione e Convegni, ma da tutto il Consiglio dell'Ordine che ha cercato di puntare proprio a un'attività formativa alla luce anche di questa nuova riforma. Diciamo che l'organizzazione è stata eccellente perché c'erano oltre 250 colleghi, quindi a noi che facciamo parte del Consiglio dell'Ordine e che svolgiamo questa attività a livello istituzionale non può fare che piacere ed essere di nostro gradimento. Io sono l'avvocato Lea Sprizzi, coordinatrice della Commissione Convegni ed Eventi. Questo per noi è stato un momento significativo anche perché dopo la pandemia ha rappresentato il primo evento dal vivo, rappresenta la prima tappa di un percorso che vorremmo avviare, ovviamente in presenza, un percorso formativo in sinergia tra la Commissione Convegni ed Eventi e la Commissione Formazione che è coordinata dal mio collega Vincenzo Barca. E abbiamo affrontato oggi una tematica molto discussa e dibattuta e speriamo che tutto questo sia di aiuto al nostro foro, perché noi vogliamo proprio questo, vogliamo garantire la formazione continua, garantire tutti gli strumenti ai nostri iscritti per affrontare questo momento storico che è stato colpito da una grande riforma, una riforma tanto dibattuta e discussa e che ha cambiato anche le abitudini, lo stile di vita, ci ha riportato anche a dover studiare nuovamente. Sono molto contenta di poter continuare in questo obiettivo e speriamo che ci saranno altri eventi di questa portata. E siamo giunti all'ultima notizia. Durante un incontro organizzato dall'Unione Italiana Ciechi di Vibo Valentia, che si è tenuto a Pizzo Calabro, è stata lanciata l'idea di un marchio sul turismo sostenibile che potrebbe certificare le strutture ricettive adatte a persone con varie disabilità. La Costa degli Dei può attrezzarsi per diventare il luogo dove il turismo sia accessibile a tutti ed un vero e proprio marchio di qualità rilasciato dalla Camera di Commercio potrà indicare le strutture ricettive prive di ogni tipo di barriere. È quanto scaturito dall'incontro che a Pizzo la sezione UICI di Vibo Valentia ha organizzato mettendo a confronto istituzioni ed operatori allo scopo di avviare e sostenere un percorso di piena fruibilità del turismo da parte delle persone con disabilità, particolarmente di quelle con gravi minorazioni visive o totale mancanza della vista. L'incontro, sebbene sia da considerare un primo step, è da segnalare per i risultati incoraggianti che ha prodotto attraverso il coinvolgimento di esperti, organizzazioni e strutture direttamente interessate alla tematica, con la possibilità di far partire proprio dalla Costa degli Dei una serie di buone prassi da certificare e far valere anche in termini di marketing, intercettando così una particolare fetta di mercato spesso tenuta ai margini. Le linee guida per la reale accessibilità, frutto di una progettazione a norma ed economicamente sostenibile, sono state tracciate dall'ingegnere Giovanni Bilotti, progettista per l'accessibilità, e dall'euroconsulente Massimo Lagamba, entrambi incaricati dell'UICI, quali componenti di uno staff di riferimento stabile, mentre l'esperienza di chi ha realizzato già un progetto di completa inclusività turistica è stata portata da Damaso Di Emidio, titolare di una struttura alberghiera San Benedetto del Tronto. Qualcosa si muove già in Calabria, come testimoniato da Francesco Mantella, ristoratore di Tropea.
questa giornata per noi deve essere un punto di inizio. C'è stato un ampio coinvolgimento da parte degli albergatori, degli operatori turistici, delle Proloco, le amministrazioni comunali. Noi abbiamo dato degli input su come poter rendere accessibile le varie strutture a tutte le persone con disabilità, in particolare a quelle con disabilità visiva, e ovviamente siamo a disposizione con i nostri tecnici e i nostri esperti per poter dare il massimo supporto, perché ovviamente se si rende accessibile le strutture a tutti e anche per gli imprenditori ci sarà un ritorno, perché sicuramente nuovi utenti arriveranno da tante parti, perché comunque ormai, come ho detto, i non vedenti, è finito il tempo dell'assistenzialismo, i non vedenti hanno bisogno semplicemente di essere messi nelle condizioni di poter, di poter agire e di poter anche divertirsi, venire a fare le ferie nelle condizioni ideali, ecco. Quindi è solo una questione di impegno, di volontà e di reperimento di fondi. Noi siamo a disposizione con le nostre competenze. Adesso si passa alla fase operativa, coinvolgere gli operatori turistici, fare di questa Costa degli Dei un luogo accessibile con tanto di marchio. Sì, assolutamente. Ora, abbiamo preso un impegno con la Camera di Commercio per arrivare alla creazione di questo marchio, quindi ovviamente poi ci sarà il coinvolgimento degli imprenditori, quindi se gli imprenditori raggiungeranno alcuni standard di accessibilità, che ovviamente dovremo vedere bene anche con la competenza dell'ingegnere come stabilire questi standard, e poi potranno avere questo marchio. È un qualcosa che ovviamente ci vorrà un po' di tempo per lavorarci, però ci arriveremo pian piano. Se c'è la volontà e la sinergia da parte di tutti, potremo arrivare un giorno a dire che la Costa degli Dei è un qualcosa di completamente accessibile. E termina qui la nostra informazione. Vi lascio ora con le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie per aver seguito il nostro TG. La Finlandia è entrata ufficialmente nella NATO come 31° paese dell'Alleanza Atlantica. Per il segretario Stoltenberg è una giornata storica che renderà la Finlandia più sicura e la NATO più forte. La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Il portavoce del Cremlino Peskov ha condannato la novità e ha evocato l'adozione di contromisure. L'espansione dell'Alleanza Atlantica è un assalto alla nostra sicurezza e agli interessi nazionali russi, si ha commentato Peskov. Per il ministro della difesa Shoigu, che oggi ha annunciato il trasferimento dei sistemi missilistici in grado di trasportare testate convenzionali e nucleari tattiche dalla Russia alla Bielorussia, c'è il rischio di una significativa espansione del conflitto. Per questo, come anticipato dal vice ministro degli esteri Alexander Grushko, la Russia rafforzerà le sue difese nell'ovest e nel nord del paese. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato oggi a parlare della guerra in Ucraina e lo ha fatto in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Ferrara, perché per il capo dello Stato in tutto il mondo le università sono chiamate ad elaborare riflessioni adeguate alle condizioni che abbiamo, ai mutamenti che vi sono, agli scenari nuovi. Scenari che fanno comprendere come siano fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza dei secoli scorsi, che conducono a guerre di aggressione per annettere territori o a competizioni accanite su aspetti marginali. Sono questi gli aspetti rilevanti che contrassegneranno il mondo futuro, e questo è chiamato il mondo a riflettere, e a far d'avanguardia in questa riflessione devono essere le università. Gli Atenei hanno questa vocazione, questo ruolo. Per Antonio Tajani Mussolini ha fatto più danni che cose utili. Il ministro degli esteri storna sulla legge Rampelli a difesa della lingua italiana e precisa: è una proposta di legge di un parlamentare, non del governo, e le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera e dal Senato. Ma la difesa della lingua italiana non c'entra niente con Mussolini, ha detto Tajani.
la difesa della lingua italiana non ha nulla a che vedere con il fatto di Mussolini, perché l'italiano è nato prima di Mussolini, cioè non è che ogni cosa che si fa in Italia perché c'era Mussolini. Il fascismo è finito nel 1945, fine, è roba passata che non ci interessa, non ci riguarda. 3.000 assunzioni nella pubblica amministrazione e stabilizzazione dei precari che hanno lavorato in regioni, province e comuni per almeno 3 anni. Sono i contenuti principali della bozza del decreto legge sulla pubblica amministrazione atteso giovedì in Consiglio dei Ministri. Intorno a 1.700 delle nuove assunzioni saranno straordinarie e 1 migliaio in programma tra il 23 e il 26 saranno per le forze dell'ordine. Nel testo del decreto arriva anche il commissariamento del Formez, l'ente che gestisce i concorsi della pubblica amministrazione. Donald Trump si prepara a comparire davanti al tribunale di Manhattan per l'indagine relativa ai suoi presunti pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. In una New York blindata, l'ex presidente degli Stati Uniti alle 14:15 locali, le 20:15 italiane, dovrebbe comparire davanti al giudice di Manhattan. Le telecamere non saranno ammesse in aula, ma solo i fotografi. Dopo la comparsa in procura, Trump rientrerà in Florida, dove terrà una conferenza stampa. L'infertilità riguarda una persona su 6 nel mondo, lo rende noto un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui l'infertilità non discrimina perché il percorso verso la genitorialità può essere difficile, se non impossibile, indipendentemente da dove le persone vivono e dalle risorse di cui dispongono. L'enorme percentuale di persone colpite per l'OMS mostra la necessità di ampliare l'accesso alle cure e garantire che questo problema non sia più messo da parte nella ricerca e nella politica sanitaria.